Matteo ha 18 anni e una patente nuova di zecca. Alle 20 è sotto casa di Martina. Alberto e Carlo sono già lì che aspettano. Un'ora dopo arrivano nella casa di campagna di Mira. Alle 4:15 Matteo si mette alla guida, convinto di essere sobrio. Matteo accelera, vuole superare la macchina davanti, ma i suoi riflessi non funzionano. Sterza bruscamente, perde il controllo e la sua auto va a sbattere contro un platano, spezzandosi in due. Martina, Carlo e Alberto muoiono sul colpo. Matteo è in coma irreversibile. Se hai bevuto, non guidare.